Azione. Azione. Allora, eccoci qui. Buon inizio settimana. Buongiorno. E qui abbiamo il nostro ospite, nonché grande amico. Sto ragazzetto qui, belle speranze, sto giovanotto. Maglio Luciani. Dopo la sbornia che sono presi sabato, che non ce la facevamo altro, non è in giro a ballare. E lui le controlla pure, con la croce rossa, le fa soffiare. Le guidava, noi sembriamo le guida. È il nostro guidatore ufficiale, allora ci ha detto, guarda, vi venga a trovare, che ha... Non bevete. Non bevete, noi prendiamo il giro. Occhio che ci fa il palloncino, Mario. Gli anni verdi. Categorico, tac, 05, patente va a sognare. Presa. È tornata adesso da una settimana di relax. A Montamiata. Tanto verde. In mezzo al verde, come potevo stare? Uno spettacolo. Benissimo, mezza natura. Oggi poche notizie, sono tre titoli. Ci fa una bella chiacchierata. Quindi, sì, oggi soprattutto gli diamo spazio a Maglio. Prima fuori le notizie o... Dopo le notizie, no, prima Maglio. Prima Maglio, che oggi andiamo a parlare, che lui dice... Boh, a me queste biciclette lui non gli piace, cioè, non gli piace tanto, è un mezzo che non gli piace, poi gli piace il bici in città, gli piace il trust. non mi piace. Ah, via, insomma, Maglio, che del bike sharing, che ci dici del tuo bike sharing? Perché visto ne stavamo a parlare prima nel fuori onda. Guarda, è una cosa che in un percorso grosso ci rientra. In una città come la nostra, che prima si fanno il postino e poi il cavallo. Vabbè, il cavallo costa tanto. Allora hanno cominciato con un postino da 409.000 euro. Amarella. La faccia del postino. Però, buongiorno Beatrice. Buongiorno. Un saluto. Io li voglio aiutare, i nostri amministratori, anche perché... Che ce l'hanno bisogno. Sono dalla stessa parte. Sì. Ah, ho votato sempre, quindi, insomma... non è che gli sto col fucile, anzi, più cose belle fanno e più sono contento. Pure noi. Ognuno è contento. Allora voglio dare un suggerimento. Mazza, ascolta. Ascoltiamo Maglio. Amico nostro, Maglio. Al mio amico Mazzarini, che al mio assessore... l'assessore dei lavori pubblici, lì come cozzi. Che doveva venire, ma ti ha chiamato lei? No, ma non risponde soprattutto. Ah, non risponde più. Non mi risponde, io non so che ho fatto. Non gli ho detto mica le parolacce. Che sapeva che veniva da noi? Sapeva che veniva da noi, allora che ha detto. Gli ho lanciato una proposta, che lui secondo me invece da amministratore intelligente con l'occhio dovrebbe prendere. E qual era la proposta? La proposta è, visto che partiamo con le bici elettriche, l'amministrazione nel suo opuscolo ha detto che le bici elettriche 30 servono, tutto compreso. Queste biciclette sono un passo per scoraggiare l'uso delle signore automobili che vediamo occupare in modo alcune illegale Piazza Leandra. Capisci? Piazza Leandra, centro storico. Centro storico, 5 minuti a piedi. Il grande Maglio. Allora, ti dicevo, voglio so partire con questa ipotesi, con questo progetto delle bici elettriche, allora se questo è l'intendimento dell'amministrazione, quello cioè di spostare una cultura di turbo scappamento dipendenti a invece pedon dipendenti. Allora forse sarebbe bello, mamma mia, un fisico, uno spettacolo, utilizzare un altro tipo di urbanistica e fare altri tipi di scelte. Allora sono passato proprio testè da Piazza Vittorio Emanuele, davanti alla cattedrale. È un altro argomento che noi ce ne ha parlato. Dopo ne parleremo. Grazie a te. Ho visto che hanno fatto, dopo lunga e penosa malattia, un bel punto di scambio pedone bus, quelli arancioni, vieto sali. Ma ci sono che siamo ancora estinti. Stanno via, poi c'è il buffet che se batte per colpa ci vede vecchietto. Una mia
diciamo, una composizione. Bus bus è intitolata. Vai, 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 vai. Pensavo che saranno sul WWF questi bus di Civita Vecchia. Bus Civita Vecchia è dopo un fantasmaggiarlo, tutte le giorni si gira in città. Lemme lemme, quattro gatte ritira, tante socco stanno aspettando. Svetta da lontano in mezzo a una fiumara, rumorosa e fetente. Ignorato e trascurato attrezzo, seppur contro il traffico vincente. Tra spiffere, strapazze e sarte, te fa fa il giro di mezza città prima di scaricarte da una parte. Al comune qualcuno lo può privatizzare, perché sanno che facce, così in alto servizio vanno ammazzando. Grande poeta, grande. Sicuramente meglio di in politica, ragazzi. Questa è un'altra storia, un altro livello, stiamo a parlare di due cose. Sono Civita Vecchiese, ecco, in questo momento sta passando un'auto sicuramente con bollino. No, signori, non ce l'ha. È passata in zona traffico limitato, piazza Leandra. È diretta, è tutto in diretta, tutto in diretta. Allora, io propongo, tornando al caro compagno, amico, penso, Necorsi, di fare questa figata. È giovanile, visto che sei un ragazzetto come noi. Siamo satira, se la potevo permettere. Insieme agli altri assessori, quella piazza Vittorio Emanuele, così diceva, la trasformiamo in una zona dove le auto non ci possono parcheggiare. Zero care. C'è già la possibilità, perché la parcheggio centrale che prima c'è, adesso quei lavori sono qualche mese che non ci sono più. Forse qualche turbo scappamento dipendente si è abituato a sta mancanza. Sono 20 posti auto, assessore, 20 soli posti auto. Invece liberiamo piazza Vittorio Emanuele da questi 20 posti auto, ci facciamo un'altra bella aiolona, magari con un zampillo, una fontana. Sai, per turista come gli piace. Turista si innamora. Questa fortuna che c'ha una addobbata. Quella è essendo forma di protesta l'hanno fatta. C'ho da fare una poesia. Per fortuna che c'ha la addobba. Vengono sti cittadini, sti turisti in questa piazza e spaesati al 100%. Vedono invece un po' di verde, un po' di verzura, un po' di frescura e un bel pure punto di scambio con una bella zona sosta per i bus, con tanto di pensini adatte, pensini d'imposta. Questi sono gli attuali pensini, ne vorremmo un po' più grandi. Almeno aprite, si apre pure, doppio posto. Protetta anche ai lati. Pensini a doppio manto. Pensini dovrebbero essere protette da tre lati, no? Con un cappelletto altro 30 metri. Va detto pure. L'avevo spiegato, avevo specificato. Capisci a me. Capisci a me. Mirko, e dai. Fai questa cosa ti passa la storia. Non vieni maledetto, solo dagli imbecilli vieni maledetto. Oh. E dagli stolti. Come detto Dio prima ci ha menzionato, che lo stolto a chi indica la luna non guarda la luna ma il dito. Quindi noi guardiamo l'universo, andiamo allora, direttamente all'universo. Lasciamo una bella piazza Vittorio Emanuele, veramente degna di piazza. Le hanno distrutte tutte le nostre piazze. Margherita, piazza Regina, non ci ha fatto una poesia. La Margherita è stata al centro di tante lotte, compresa con la vertenza Marisorta, che ha visto il lavoratore via solo botte e qualcun altro spartisse la notte. Mo t'hanno ridotto a far parcheggio, distruggendo così ogni speranza. E allora, adesso, quindi, piazza Regina Margherita, che è un immondo parcheggio del meridiano per 4 per 4. Questo? No, questo oltre al bolino pure il gasto, quindi è proprio. Non si è visto, quindi. Invece recuperiamo le piazze alla loro funzione, socializzazione,
parlo con Emanuele, parlo con lui. Ci vogliamo bene, no? Volemo se bene. Dammi un abbraccio. Io abbraccio a male. E volemo se bene. Non dobbiamo stare attenti alla macchina che c'è, scattano i secondi. Ecco, un altro. E via vai. Quindi Maglio tuona come al solito e ammonisce. E ammonisce. Quindi è questo. Io non prego perché sono cristiano. Cristiano, vado a pregare solo nella mia chiesa, però al mio assessore civilmente lo sprono. Lo sproniamo, quindi negozi spronati. Facci di sorridere e una volta tanto accogliere queste le pensieri insomma dei cittadini serenamente. Perfetto, quindi Maglio ci ha illustrato grosso pensiero. Se metti sul gruppo fate una combriccola che dite vedemo se combriccola del meco. La combriccola non cambiare dal famoso meco di Dolfa cose magna è ovvio che tutto questo deve essere anche condiviso dal grande caro Fetta. Il medico sapete chi è caro Fetta? Il baffo, il nostro grande sindaco, a quale gli dedico in diretta una grande poesia. Io questa va pure, ce la dici quella di Garruffè. Questa da quanti anni c'ha sta poesia? Questa è, è una delle prime che ho scritto 95. Primo mandato. 95. Primo mandato. Era sindaco lui. Primo mandato. Era l'epoca della Madonnina che lacrimava, sì. Capisci a me? Tantano, vai. E io infatti l'ho voluto intitolare al grande sindaco Pietro il Tideo. Il Tideo. Ode a Garufetta è intitolato. All'alba del terzo millennio, dopo la caduta del muro fatto di legno, ecco presentasse a noi l'uomo nuovo, che più d'ogni altro del signore segno. C'era i modi bruschi e un po' burini, ma parla dei sordi come fossero bruscolini. Ci tratterà pure da pezzetti, ma sentra le stanze dei potenti. Arpio deciso, pur qua calata strana. Da quando c'è lui, sono successe cose arcane che fanno parlare pure le americane. Del suo Bertomo non siamo fiere, se lo tenemo stretto non lo daremo all'altre. Non siamo così sceme da farsi rubaste condottiere. Pietro, salutiamo Pietro. Ciao Pietro, dove stai? In Grecia, in Alemagna, in quale posto dei tuoi? Che come se il cardinale di 33 per lui c'è. No, perché già voi sono più da fa, io volevo più, era più libero. Io? No, lui. Ah, lui è bello a fare. Ma ormai dice c'ha. Un po' d'anni ce l'ha, però se anche perché potesse mettere un po' di qualcosa di colore. Io sono naturale! Black. Qualche colore ce l'ha in testa, vabbè, non fa. Grigio. Però tralasciamo. Io a Mirko. Mirko, mi sa che quello lì. Qualche idea ce l'ha, forse positiva ce l'ha, ce la pure, accogliamola e accoglietela e fate contento sto povero rincoglione. Quanto gli è rimasto? Fate, vedete, poi sbaraccate, cioè protagonista tutto, della puntata grandissima puntata a Maglio. Io farei una piccola cassegnina carrellata. Una cosa al volo, allora, sapete tutti, tornato, qui si parla di tornato a Santa Severa, una tromba grossa, tromba d'aria, ma qui tornato cammello. Perché tornato cammello che fa le trombe, è tornato il cammello che fa le trombe. Il no, è successo, per adesso sono volate le barche, non sono fatto nessuno le barche, però tipo questa. Però dice una devastante enorme colonna d'acqua, spazzato via detti, alberi e barche. È stata comunque la protezione civile, ha inviato 5 squadre. Ha inviato 5 squadre, no, hanno sistemato tutto, ma è stata veramente grossa. Però fortunatamente non si è fatto male nessuno. No, quella è la prima notizia importante. Nessun ferito, ma ingenti danni. Poi... Trappo dei comuni, Cappuccini. Vinto da Trevignano il trappo dei comuni. Il Trevignano vince e si porta via il trappo a Torfa. Con le finali, poi Cappuccini. Finiti i sacchetti e rifiuti in crisi. Ecco, cioè ci stanno più le buste per l'umido. Quindi la gente non la buttate. La gente quindi la tirate dalla finestra tipo benvenuti al Yam. Vabbè, umido.
qui. Poi andiamo avanti. Ritorniamo sulla bomba, sì. Parliamo dello sport. Santa Maria della Grande. Sport. Io leggerei sport. Qui questo pezzetto dopo 1-1 con la CSL. Santa Maria della CSL, buone speranze. Per Santa Maria la stanno chissà bene. Dominici qua, tanto grandissima azione, c'è Mattia Tamaglio qui. Non so se si riesce a leggere. Mattia Tamaglio è sul giornale. I più pronti sono Tamaglio e Trebisondi, grande Gigi. Grande serpentina di Mattia Tamaglio sul gol, Dorenzi, Tapin vincente. Ottima prestazione di Trebisondi, grande Gigi. Aspetta, una bella notizia, è finito il torneo di Water Polo. Solo bene vince il torneo. E donano tutto. C'è stata una donazione, no, a Leopardo. No, a Leopardo c'era. Allora, aspetta, i premi erano una cena a casa del sindaco, l'appoggio dell'argento. La tenuta. Al ristorante. No, era il ristorante. Ma comunque i premi sono stati devoluti e Leopardo se ne è preso carico. Ha scritto qua dove stava. Vabbè, comunque è stato bello perché i premi sono stati devoluti, allora, in beneficenza. Quindi concludiamo con una cosa positiva. Dilorci ha chiesto che aspirorci invece tac beneficenza per i premi della palla. Meno male, va. Io sono pochi, non è che ce ne sono tanti. Maglio uno di quelli. Possiamo, sì, diciamo, possiamo dire puntata, se siamo dilungati alla grande, ma valeva la pena. Poesia, arte, proposte urbanistica, che segna stampa, grosse risate, chi, ma che vogliamo di più? Io lascerei con Maglio a un arrivederci, perché c'è da fare qualcosa per sta città, pure sì. Qualche manifestazione, se ci arriverà a trovare Maglio ci fa piacere, nel verde qualcosa. Grazie, carina, ragazzi, perché siete poco, dice, questa non è piaggeria, a lui lo conosco quando ancora dovevano metterlo in cantiere. Ivano. Papà e mamma. Ivano. Robertina con Ivanuccio, grandissimo fratello. Che salutiamo, che Ivano. Che discorsi, Ivano e Roberto, li salutiamo. Non è piaggeria, ma questi ragazzi così dimostrano come si deve andare avanti. Buttando le bottigliette lungo da onde mare delle velle, che è io ho detto ci vorrebbe qualche secchietto di qua, volevamo andare a mettere noi i secchietti, io ho detto ancora famo sti speech, mettiamo sto secchio, quindi ragazzi vi salutiamo, ci vediamo domani. Aspetta, un saluto a Enel, se no non c'è dai fondi a Enel, che se no poi allora ci paga Enel, ci faccio da poesia, alla prossima, alla prossima Maglio, mo le pubblichiamo, tocca fare, le salutiamo, vediamo, grazie a Maglio, grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao Mirko, ciao Pietruccio, ciao Gigi, ciao Pietro, ciao!